Buon pomeriggio dall'ippodromo delle Capannelle, riunione numero 67 dell'anno che inizia con una prova riservata ai cavalli di 2 anni. Ci sono tre ritiri, il numero 4 di Ursula Hans, il numero 5 An Emotional Griff, il numero 7 Ultimatum Indal. I cavalli che vanno agli ordini dello starter rimangono quindi in 6 al via. Macchina che si muove. Totalizzatore che sembra appoggiare la chance di Ubraie, numero 6. Si può andare, i cavalli che sono a rete, i rimasti sono col numero 1 Kelamai, col 2 Ultimo San, col 3 Uribe Cass, col 6 Ubraie. Seconda fila per l'8 Unreal Car, il 9 Uria Caff. 200 metri allo stacco con l'allineamento che si va formando. Seconda fila per Unreal Car e Uria Caff. Macchina che accelera e lascia i concorrenti. Problemi per Ubraie che poi si riprende. Problemi anche per Ultimo San che invece finisce all'esterno. Allora parte molto bene la seconda fila. Uria Caff che li buca tutti e si presenta all'imbocco della prima curva al comando con al fianco però Ubraie. E il match che si prevedeva nei pronostici è già tale dopo 250 metri di corsa. Si arriva così al paletto dei 400 con Uria Caff che ha comunque mantenuto la testa della corsa, 37 il passaggio, Brian in seconda posizione, poi il numero 1 di Ukela Mail, 38 e mezzo i 500, si va da 1,17 al chilometro e i 600 vanno via in un comodo 47. Posizioni ben delineate sulla seconda curva, gruppetto in fila indiana, Ula Caff al comando, Brian a inseguire. Poi ancora il numero 1 Ukela Mail, quindi gli altri quando adesso prova a ritornare all'esterno dopo la rottura Ultimo San che si trascina così, Uribe Cass si va al paletto dei 600 conclusivi con intanto 1,20 per il chilometro da parte della leader Uria Caff che ha comunque un abbondante di margine nei confronti di Ubraie, rimane un po' lì a galleggiare con il numero 2 Ultimo San che ora cerca di avvicinarsi ma viene anticipato da Ubraie quando i cavalli vanno ad affrontare la dirittura d'arrivo con Uria Caff al comando inseguita da Ubraie. Poi gli altri, Ukela Mail in terza posizione alla corda, ultimi 150 metri di corsa con Uria Caff che si distende e guadagna margine nei confronti del resto della compagnia, sempre capeggiato per il momento da Ubraie, Uria Caff che viene a concludere facile nei confronti di Ubraie. E poi Ultimo San, buon terzo dopo rottura iniziale. 2, 4 e 7 la distanza, 17 e mezzo la media al chilometro per Uria Caff, Biagio Loverde, che ne cura anche il training, una figlia di Brodie Wall e Ida Caff che siglano in percorso di testa, sia pur partendo dalla seconda fila, questa prima dall'ippodromo delle Capannelle.